quartetto Caracol. Scusate un po', all'inizio c'erano i volumi un po' sballati, abbiamo fatto un piccolo botto, ma insomma, abbiamo subito recuperato. Qui con appunto Francesco Colli, Vladimiro Cantaluppi, Davide Sarnelli e Giovanni Tufano. Non so ricordato. No. Tufano. Sì, sì, no, sicuramente il Tufano, probabilmente era così. Non distraiamoci, continuiamo. Non seguite le mie divagazioni. Le mie divagazioni, sì. Prego. A noi? Certo. Sì. Vabbè. Chi siete venuti a fare? Allora, esatto. Dunque, il brano dopo si chiama Mírame Miguel. È sempre della tradizione portoghese. Ed è una filastrocca praticamente. A un certo punto dice Mírame Miguel come sono caruccia con questa camicina, così via. Insomma. Niente, lo facciamo senz'altro. Mírame Miguel, un attimo cambio strumento. Uh-huh. Quindi abbandoni la chitarra battente. Sì, e prendo il tamburello, che in realtà è un rick egiziano, ma noi lo spacciamo per portoghese. Vabbè, che poi se uno lo guarda, sì, dice, beh, un tamburello. Non svelare tutti gli altarini, no. Vabbè. Ce ne sono in tutto il Mediterraneo e in Brasile pure. Prego. Tengo tres meninos, no tengo que le dar. Pongo una cantora, lisinha de estupim. Mírame, amiga, como estou de bonitinho. Saia de buraca, camisinha de estupim. Mírame, amiga, como estou de bonitinho. Saia de buraca, camisinha de estupim. Ricordava un po' i canti de capoeira, un po' un ritornello, no? Sempre ripetuto ossessivamente con sotto il tamburello, insomma, chissà, forse qualche elemento di discendenza probabilmente sì, c'è anche, perché sì, sì, in Brasile la batucada, no, praticata dai neri, ma insomma è una colonia portoghese, per cui sì, sì, no, ci può stare. Poi sono, in realtà sono musiche molto semplici che noi abbiamo cercato un po' di arricchire, di dare un po' la nostra impronta sull'arrangiamento, per cui ci siamo
poi inventati qualche uscita, qualche piccolo assolo, questo piccolo canone con le voci, insomma, per vivacizzare un po' la cosa. Ecco. Ma rispetto all'altro gruppo in dove canti, Francesca, l'approccio melodico o comunque canoro è lo stesso? Cambia? No, cambia. Qui cambia siamo in un ambito più traditional, forse? No, no, folk. Il fatto è che l'altro gruppo che ho è un duo, siamo un duo di voce fisarmonica e ci chiamiamo Portofado. E principalmente facciamo solo ed esclusivamente fado e tango, facciamo qualche tango e abbiamo composto anche qualche pezzo nostro. E però la vocalità è proprio completamente diversa, perché il fado prevede proprio anche un volume di voce maggiore, mentre qui è proprio molto più popolare, non so bene come esprimere. Meno tecnico. Sì, forse, sì, vocalmente è meno faticoso. Sì. Vocalmente è molto meno faticoso, poi più impegnativo anche come cantante il fado. Sì, sì, più impegnativo, vocalmente è molto più impegnativo il fado, decisamente. E comunque, già che sono qui, appunto, vorrei salutare Angelica, che è la mia fisarmonicista, e Angelica Foschi, che appunto suona con me. E la salutiamo. La salutiamo e niente. Beh, allora, pubblicità progresso. Mosaicamente. Ci facciamo un po' di pubblicità. Pubblicità. Beh, sulla, il diavolo all'acqua santa. Mamma mia. Ma io non ho perso così tanto. No, no, è che ho un mal di testa. Io allora che provo dalle 9 del mattino. Grazie di avermi risposto. Facciamo gli arena adesso? Ma non c'è più acqua là adesso? Europa, Asia, un viaggio nella creatività tra radici popolari e globalizzazione dei linguaggi. 10 incontri con parole, musica e video curati da Sandro Baroni e Alfredo Pasquali. Per info e iscrizioni 051 24 98 68. Al Vado Birreria La Locanda trovi 10 tipi diversi di birra alla spina e puoi gustare pizze, panini e crostini. Inoltre, giochi di società, maxi schermo e tutti i posticipi del campionato di calcio di Serie A. Vado Birreria La Locanda, in via Treves 19, a Bologna, zona stadio, cucina aperta, vino aperta a notte. Il Centro Donati, con il contributo dell'Università di Bologna.